Con i piedi, con le mani, con il culo. Ciao ciao Juventus. Ciao ciao Juventus perché lo scudetto se ne va. Se ne va e là lo giocheranno Inter Napoli e Milan. La Juventus non è invitata. Champions c'è l'Atalanta che può andare a 5 punti se le vince, perché una la deve recuperare. Se vince domani, l'Atalanta può andarsene e non solo, può arrivare dietro sia la Lazio che la Roma. Insomma, a questo punto della Juventus ci ritroviamo di nuovo la Juventus in una palude e senza Vlahovic. Senza Vlahovic significa, sembrava che ormai Vlahovic le segna tutte, arriva Vlahovic e fa un gol a partita, fa due gol a partita, non è così, non è così. Vlahovic giocava bene nella Fiorentina e aveva tutte a giocare per lui, conosceva il mondo, conosceva gli uomini, qua invece no. Perché la partita di stasera di Vlahovic è stata pessima, pessima. Torino, voglio dire una parola sul Torino, sono contentissimo che finalmente ha portato via un punto. Questo punto dal derby lo meritava in chissà quanti altri derby, l'ha meritato anche stasera. Però la vera storia di stasera è la Juventus. La Juventus che secondo, a proposito, vado in live, quindi andiamoci a seguire la live. Perché vado in live? Perché quando la Juventus non vince, mezza Italia fa festa. Quindi festeggiamo un po' anche noi. Se dopo non ti vince il derby, anche di più di mezza Italia fa festa. Comunque, a parte gli scherzi, andremo magari in live per un'oretta. Quindi tutti invitati. A parte questo, la Juventus davvero si mette male a livello di classifica. Ma si mette male, 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 male. Scordiamo, gli juventini si scordino l'idea dello scudetto. Diranno, ma noi non l'abbiamo mai avuta questa idea dello scudetto, assolutamente. No, l'avevano, l'avevano. È come se l'avevano. Sotto, sotto c'era il piacere, c'era la possibilità di che potevano effettivamente ritornare un po' in corsa. Non è così. Non è così. Le altre squadre sono migliori della Juventus. Perché questa Juve continua ad avere Rabiot, continua ad avere Arthur, continua ad avere McKay. Che sì, sono buoni giocatori, ma non sono giocatori da spezziamo il campionato. Sicuramente farà un restyling a fine anno, a fine stagione la Juventus, ma per questa stagione deve tirare con i denti il quarto posto. Sembrava scontato anche a me. Anche a me sembrava scontato il quarto posto della Juve, ma non lo vedo più così scontato, perché comunque l'Atalanta è pur sempre l'Atalanta, che sappiamo che in primavera va meglio che in inverno, e quindi l'Atalanta qualche punto in più l'avrà. Ma io vedo arrivare come un treno da dietro la Lazio, non dico la Roma, ma certo se la Roma, sto guardando un attimo adesso la classifica, se la Roma domani vince e se ne va a 4 punti dalla Juventus, quelle se la giocano. Mourinho se la gioca, Mourinho se la, tutti se la giocano a 4 punti quando mancano 12-13 partite. Ecco perché la Juventus con questa mezza sconfitta ha detto a quelle davanti, a chi gli sta davanti, potete andare, nel senso non contatemi, non sono non è qui la festa, non ci sono io in questa festa, ma la cosa peggiore che ha fatto è che ha dato fiato a tutti quelli che vorrebbero avere un quarto posto, perché sembrava, vi ricordate, la Juve compra Vlahovic, quarto posto blindato, blindatissimo, non è così, lo ripeterò anche lunedì quando farò il punto sul campionato. Non è così, non è blindato. Lo sembrava anche a me, ma ho visto giocare questa sera la Juventus e questa sera Vlahovic. Vedete, si segna il gol anche col Sassuolo in Coppa Italia. Aveva segnato Vlahovic. Cioè, la Juve non gioca bene. Il problema continua, secondo me, a persistere ad essere Allegri. Perché Allegri, da il calcio è cambiato nei 2 anni che è stato fermo, il calcio è andato avanti, è passata un'era geologica per il calcio, perché c'è stato di mezzo tutto quello che sappiamo, la sosta, tutto quello che sappiamo è che ci sta, siamo in mezzo a questa situazione. E quindi è cambiato tanto e lui, secondo me, è rimasto quello che c'era prima. Quindi forse la Juventus, oltre a prendere il top player, Vlahovic, deve anche incominciare a pensare a prendere un altro allenatore, se vuole ritornare a essere una Juventus, perché questo ritorno al passato non ha funzionato dal primo momento, dal primo giorno, dal primo Juventus Udinese, se non ricordo male, fu la prima partita, non ha funzionato perché non può funzionare. Parola sul Torino, ragazzi, il Torino lo vedo a 33 punti, Conference League lontanissima, però è salvissimo, questo è importante. Dopo fa bene al Torino avere questo punto, avere fermato finalmente la Juventus, una cosa che voleva fare e che ha fatto. Mi preparo per la live, andiamo in live, il tempo proprio di mettere il video giù.
E andiamo un'oretta così in live, non di più. Ragazzi, iscrivetevi se non volete, se non vedete il live, comunque iscrivetevi. Mi raccomando, seguitemi su Instagram, DiegoCTN08. Alla prossima, ciao ciao.